non mi scorderò mai che il mio primo giorno di servizio che ho fatto con lui non è stato quello di accompagnarlo qua in ufficio, ma lo accompagnai in una scuola. Quello che ha fatto il consigliere Chinnici è racchiuso anche in questa stanza. Il maxi processo, non scordiamocelo, nacque proprio con il consigliere Chinnici e tra l'altro lui ci ha lavorato, non ha avuto la fortuna di continuarlo. Il suo lavoro non hanno portato a termine i suoi allievi. I suoi allievi che erano il dottore Falcone, il dottore Borsellino, il dottore Guarnotta, il dottore Di Lello. Io facendoci da autista non si parlava mai di lavoro, di quelle indagini che conduceva. Poi attraverso le carte l'ho conosciuto che era molto bravo. E tra l'altro è stato il primo in assoluto a sottolineare l'importanza di parlare ai ragazzi. E quando io l'ho visto quel giorno che parlava ai suoi figli, non parlava degli studenti, ma parlava ai suoi figli, ho capito l'importanza di questa persona. Una particolarità del dottore Chinnici era la grandissima umanità. Mi raccontano alcuni ragazzi della scorta che stazionavano certe volte sotto casa sua, addirittura la mattina presto, ancora in pigiama, gli scendeva dei cornetti o il termos con il latte o il caffè. Mi piace ricordarlo anche attraverso documenti che custodiamo qua all'interno del bunkerino, oggi Museo Falcone Borsellino, un encomio che ha ricevuto appunto per il lavoro svolto qua. E poi abbiamo una pagina del diario che scriveva il consigliere Chinnici, dove appuntava tutte le cose più brutte che avvenivano in questo palazzo di giustizia. Conserviamo sempre in queste stanze una minaccia telefonica che ha ricevuto il consigliere Chinnici, nonostante quelle minacce lui continuava a lavorare. Un'altra cosa importante è quella di ricordare anche i ragazzi della scorta, i miei amici, Salvatore Bartolotta, maresciallo Trapassi e il portiere dello stabile Stefano Lisacchi. Ogni mattina, se il consigliere Chinnici non gli stringeva la mano, lui non tornava a lavorare. Non era servilismo verso il consigliere Chinnici, era ossequioso verso una bravissima persona che era veramente, oltre ad essere un bravo magistrato, un grande uomo.